Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con Hunting Ground in compagnia di Chiara della tana di Mister X. Ciao Chiara. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Iniziamo, fai le coccole al cagnolino piccolino. Sì. Ti toccherà una bella parte qui perché ci sarà da piangere e da ridere anche. Tanto, tanto. Abbiamo aperto questo portone, se vi ricordate. Sì, con la pietra. Esatto, e adesso andiamo. Sì, se c'è qualche vaso, non andare contro l'homunculus perché ti può non aggredire ma spaventare. Sì, no, quello sì, vediamo. Ah no, qua è bloccato, perciò niente. Andiamo. Dai, cagnolino. Ok, prosegui sempre dritto. Dovresti trovare. Un ponticello, no? Aspetta. Sì. No. Che telecamera di merda. Ok, Vai sempre, ok, sì. di qua. Ci dovrebbe essere una mappa da qualche parte, vicino a delle. Vicino a una staccionata di legno, più avanti, vai, vai, non ti preoccupare. No, io mi preoccupo, sta parte mi porta brutti ricordi. Ecco qui c'è la mappa. Adesso c'è il filmato. No. Eh sì. Io piango, ragazzi, piango tanto. L'audio sminchiato, come sempre. È normale l'emulazione. Sentito lo sparo. Sì, ma se il cane va ad attaccare come un cretino, cioè, poteva stare con noi, eccolo lì. Il mio cagnolino, ragazzi. Il cagnolino piccolino. Ok, vai No. ad. Ok, vai un po' a rompere i vasi. Eh sì, dai. Vuoto. Vuoto. Vuoto, figurati. Non l'avrei mai detto. Forse più. Oh, cos'è? Carne di pollo. Bisogna darla dopo al cane. Per forza. Aspetta, prima rompiamo. Oh, cos'è? Medaglione, ottimo. Medaglione per fare le cose belle. Sì. Che puntualmente però non riusciamo a fare noi. Io, anzi. Questo qua è un punto di salvataggio. Sì. Credo serva a determinare l'ora attuale in base alla lunghezza e alla dimensione dell'ombra proiettata, ma non ne sono del tutto sicura. Sì, è una meridiana, Fiona. Cioè, non è tanto difficile. Foresta del Caos, già solo il nome. Sì, adesso ci sarà da ridere. Ok, allora, il Tom Tom dice: scendi giù per la stradina di qua, sì, giusto. Ok, giù. Di Quark. Ok, Sì. allora mi ricordavo bene. Dritto di qua, giusto. Ti trovi a un incrocio, tu vai sempre sulla. Sì, sulla sua sinistra. Sinistra. Ok, dritto. Qua è o destra o sinistra? Devi avvicinarti al ponte, vai al ponte. No, 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 l'altro, no, no, intorno indietro. Non c'è niente lì da No, no, vai un attimo più. prendere. Ok. Dopo, semmai. Sali sul ponte. Ponte, no, così non va bene. Quindi brilliamo d'immenso. Ok, ci dovrebbe essere qualcosa da spaccare qui. Yes, ecco dov'ero. Che io mi ricordo che qua in sta foresta ci sono robe. Ciao. Guardate il faro là. Antimonio raffinato. Il faro, mamma mia, il faro. È un lago, credo. Sembra che ci sia una specie di torre eretta al centro del lago. Beh, meno male che è solo acqua e non è lava o qualche altro tipo. Ok, ora puoi andare nella stradina dove volevi andare prima. Ok. No, vai sempre dritto, niente. Non, vai sempre. Aspetta, mi sto confondendo. Si chiama cosa del caos. Esatto. Vai, vai. Ok. Sto cercando di ricordare perché è bruttissima sta parte.
Ah, beh, tranquilla. Vediamo un po'. Perché poi dopo un po' dovresti beccarti Riccardo più avanti. Tanto per cambiare. Sì. È molto labirintica, ragazzi, sta. Sta parte sì, infatti io non. Beh, per trovare il cane è il problema. Sì. Allora, qua c'è un ponticello di pietra. No, No, perché è sempre quello là dove sei scesa prima. Come no, no? è diverso. Ma lì trovi Riccardo se esci fuori dalla. Allora siamo qua e andiamo a cercare il cagnolino. Dovresti sentirlo che piange. Sì, quello me lo ricordo, però. Oh, oggettino. Però non lo sento ancora. Camomilla, buona, ci servirà. Qua ci sono i muri invisibili. Il problema è trovare il cane che è un macello qui. Ah, qui ti puoi nascondere, ok. Buono, ok. A ricordarsi come arrivare fin qua. No. No, perché qua è poi dove c'era il nascondiglio e qua c'è un altro ponte. Ok, no, ritorna verso il ponte l'altro. Bisogna. Sembra, è tutto uguale qui, è tutto uguale. Infatti, a trovare il cane, ciao. Aspetta un attimo. Ok, usiamo la mappa. Che bella sta mappa. Però Ok, là la mappa. c'è una X. Possiamo provare. È forse il punto di salvataggio? No, non penso. Vediamo qua nei commenti cosa ci dice. Sto schizzata. Cos'era quel rumore? Un momento, sembrava proprio Iwi. Sì, cara. No, era un altro cano. Oh, aspetta. Ah, sì. No, non scende giù, maledetta. No, però vediamo se esamino magari. Ma buttati, porca miseria, che morbido. È lì che c'è il cane. L'hai Aspetta. visto? Forse di qua. Lo Sì, sì, sento. sì. Sì, giusto, giusto, giusto. È qui, 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 nell'angolino. Amore, amore mio. Amore mio, ti deve pure difendere, se no sono cazzi. Piccolo. Ma guarda te. Ok, Che bella l'osta di Iwi, bellissima. col carion. Sì. Ora ti do una brutta notizia. Lo sto già capendo dalla musica che è cambiata. Che begli occhi azzurri che c'hai, Fiona. Ok. Devi scappare, ignora il cane, scappa. Come faccio a ignorare il cagnolino mio bello? E ti tocca. No, al contrario, al contrario, al contrario. Scappa, 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 scappa. No, 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 no,
Allora, aspetta. Questa ripristina la resistenza, però non ho. Il coso per calmare. Esatto. Aspetta un attimo, allora facciamo così. Antimonio vuoi usare? Yes. Ci credo, ho sbagliato tasto, ho sbagliato tasto. Vabbè, almeno hai capito dove si va a raggiungere Yui. Sì. Che bello quando adesso come fa senza l'Azot? Mannaggia lui. Vabbè, ma si sentiva che la spogliava, quello la sta stuprando praticamente. Ma non può rinascere. Vabbè, ma chi se ne frega? Cioè, lui è venuto e pensa ad altro. Oh, mannaggia. Destra, ok. Fai il giro, vai sempre poi dritto. Vado a nascondermi là, no? No, vai sempre dritto. Ok. Dritto, dritto, dritto. Stai facendo il giro. Vabbè. Perché volevo andarmi a nascondere nella roba. Sì, Nella roba. che è di qua, me lo ricordo. Però poi io non so come arrivarci dal... Oh, della roba. Sì, è quello che abbiamo visto prima, però. Vediamo se ce la faccio a prenderla. Non c'è neanche la musica adesso di Riccardo.
Ok. Però aspetta che almeno lei si riposa, che è un po' stanca. Ok. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ritornare dal cane. No, tu dovresti andare a attivare l'altro filmato. Quel l'altro ponte. No, devi ritornare indietro perché c'era una specie di tipo non una grotta, un'apertura rocciosa. Tu entravi, la vedi un'apertura rocciosa. Tu entravi e partiva subito il filmato. Guardalo Però là dov'è, al fedente. contrario, ok. Ma l'apertura rocciosa, È cioè, indietro. ma Tu ci indietro dove? All'inizio? No, 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 ci sei appena Ah, passata. questa qua, dove c'era quest'altro ponticello naturale, no? Sì. Ok, allora ci Quella siamo vicini. specie. Quel tunnel, sì, naturale, roccioso. Ok, sì, allora ci Tu siamo. vai lì, si attiva il filmato e poi hai. Cioè, ti sei salvato in questa parte. Ok, aspetta che lui è ancora qui, purtroppo, che fa avanti e indietro, sto stronzo. Infatti io tipo facevo che andavo subito dritto e tanto ce l'avevo dietro alle calcagna che mi sparava, mi diceva di ogni. Dicevo, vabbè, dai, sta zitto, vai, vai, fai partire il filmato. Ok. Proviamo che almeno è Oh. riposata adesso. È sempre dritto, comunque, se non È là, erro. è qua sulla Ok. destra. Ok, Benissimo, è quello. Sì, ok, adesso ti si attiverà il filmato. ecco qua. Finalmente. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Piano piano. Chi va piano va sano. E va lontano. Però Fiona, buttati piuttosto che star lì come una cretina. Ammazzati, ma almeno ti risparmi le sofferenze. Eh no, non può fuggire. Vabbè, poteva saltare. No, neanche gli alberi sono troppo lontani. Niente. Mamma mia. Poverina. No, così no, lascio così. Che l'audio si è sminchiato. Ah, qua gli fa tutte le rivelazioni. Perché Sì. sono scomparsi i sottotitoli? Ah, Boh. ok. Eccole. Con scoppio molto ritardato. Fiona, we are, or rather I am, knowledge. I hold invaluable information from the dawn of time. I am a great alchemist. I will not die. I am Aureola's belly, and I. Look at me, Fiona. Look. What? Just like your father, Ugo. Lui è la conoscenza, come We no? are clones. E qui inizi già a capire, ma cosa sta We are dicendo sto qui? clones. Esatto. Non posso morire, aspetta, ci penso io. Aspetta, tu sei uno delle ultime generazioni. No, no, caro, tu sei solo un. Madonna, quante botte ti do un Tu sei una clone. cosa uscita male. Mamma mia. Ecco. Traumi. Sì, decisamente. Non mi guardare così, papà, ciao. Ecco, qua gli dice che sono cloni. Sì, cloni di Aurelius Belli, che era un famoso alchimista anni, 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 anni fa, che pur di non morire si è clonato in generazione in generazione. Esattamente. Adesso lei, come solito, va in crisi. Vabbè. Che alla fine sarebbe lo zio, padre, non si capisce, ma sarebbe più lo zio alla fine. Sì. Zio, sì. Però è sempre clone, quindi siamo. Sì, è molto strana la cosa. Ai ai ai.
qui si vede l'incidente che è stato causato da lui. La madre è morta sul colpo, perché... Sì, muore sul colpo, il padre lo uccide lui e Sì. poi rapisce Fiona. Sì, questo vedete? Non usare le cinture di sicurezza, ragazzi. Complimenti. Ok, il pugnale. Sì. Poi sembra anche il pugnale di Clock Tower 3, se non erro. Sì, ci somiglia tantissimo. Mamma mia, ok. Ha preso il suo Azot, praticamente. Ecco, questi sono gli ultimi ricordi che avevo a Fiona. Cosa le guardi? Eh Beh, lui percepisce l'azoto di lei. sì. Guarda che denti, che faccia da pappone. No, originale, calmino, per Sì, infatti. favore. Poverino, come far venire i traumi a una persona? Vabbè, poverina, sì. Ok. Le ciabatte da prete. Ciabattine. Niente, non è riuscito a vendere le ciabatte neanche questa volta. Sarò finalmente completo. Eh sì, perché lui è uno dei cloni usciti malissimo. Cioè, tipo come Liquid. No, Liquid era quello uscito bene, scusate, tipo come Snake. Sì, che fino alla fine lui è convinto di essere lo scarto, senza sapere invece che è quello con i geni buoni. Poverino. E vai, è stato anche lui. Ma stima di che muore Liquid. Poverino. Ah, il cagnolino. Ciao Iwi, oh, che bello. Ah, adesso abbiamo i capelli sciolti, siamo sexy. Sì, sciolti anche corti. Sì, lui, lei alla fine ce li ha di quella lunghezza. Lunghezza Jill. Sì. Quando aveva i capelli corti all'inizio. La mia Gilla, bella mia Gilla. E siamo con sto coso. Ma cos'è che Ok. fa sto scema? Boh, vai a prendere la mappa. Ah, sta facendo. Aspetta, che sta facendo da solo. Ah, Ma ecco. il Infatti cane. mi sono spaventata. Ho detto perché ho mosso l'analogico per muovermi. Ha fatto tutto il cane, ottimo. Coccolalo, coccolalo tutto. Perché a te il cane ci ha messo meno del previsto e a me ogni volta mi fa piangere sangue? Boh, sto cane gli starò sulle Ma no, ma ha balle. fatto da solo anche il Go Iwi, cioè ha fatto tutto da solo Fiona. Madò, che culo. Ok, prendi la mappa, che è questa. Oh, Sembra una mappa, disegno Thor. Ah, siamo nella torre, quella che abbiamo visto. appunti. Allora, io sbaglio sempre qua. Normale, anch'io sono così. Allora, la mappa della torre, l'appunto è qua. Fiona, come stai? Permettermi di descriverti il luogo in cui ti trovi. Questo posto è chiamato semplicemente la torre. Quel maledetto Riccardo ti ci ha confinato. Maledetto. No, basta, non c'ho voglia. Leggetemelo, vai, che è troppo lungo. Sì, praticamente era la torre è la dimora di Riccardo e poi Sì. c'è la casa della verità che è la dimora di questo qui che poi incontreremo più avanti. E Sì. praticamente questo sta mettendo i bastoni fra le ruote a Riccardo perché vuole aiutare Fiona. Aiutare. Senza non fare spoiler, ovviamente. La vuole aiutare perché la vuole ammazzare lui. Guarda, io in questo gioco non mi fido di nessuno. Infatti faccio ciao. Piccolo, aspetta, di no la carne. Carne, piccolino, dagli tanta carne. Sì, mangia, piccolo, piccolo, piccolo. Sì, è tipo dentro le mie gambe, Iwi. Cioè, E bug. Cane curioso. guarda. Che cosa bella. Di nuovo, di nuovo. Va bene. Adesso aspetta che mi faccio le coccole. Allora. E poi abbiamo finito. Le chiavi qua non le prendo perché non ci servono. Allora. Allora, c'è un macchinario ora, se non ricordo, più avanti. Ok.
carne per il cagnolino. E noi non siamo più, cioè non abbiamo più vestiti se non sbaglio. No, però puoi sempre metterti le Però me robe. li dai equipaggiati però già. Ah, ok. Allora, vai qua dove c'è questo sintetizzatore e puoi dare tutti gli oggetti che non ti servono più. Tipo, sì, è il dotto sapiente. Ok, tu apri l'inventario, vai sugli oggetti speciali. Ah, No, ok. no, no, la cipolla lasciala stare. Puoi dare la piastra Emmet, che tanto non ti serve più. Non posso usarlo più. Allora, prova a gettarla. Ok. Sì. La piastra spezzata non mi serve. Usa. Ok. Vediamo cosa ti fa. Sta cambiando, si sta trasformando. Antimonio raffinato, very, very good. Ok, puoi fare gli altri. No, Anche l'essenza di Ebel non dovrebbe più servire, no? non serve più. Puoi darla quella roba lì che tanto è utile, la magnesia e l'antimonio. Questo forse ti dà un medaglione, ora l'altro, ora non mi ricordo bene. Oh, no, questo. Recreazio. No, quello del male mi sembra. No, questo no. La statua mi serve. Ok, vai avanti e ci sarà una cosa bruttissima. No, Quando mai ci sono cose belle qua? No, no, dall'altra parte. cercavo un orologio, però. No, 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 purtroppo no. Poi è una corsa contro il tempo. Ah, che palle, sto qua! Ed è anche invisibile. Spero che con il bug dell'emulatore te lo faccio vedere, sto figlio delle stelle. Sì, me lo fa vedere decisamente, ecco. Sì, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Oh, come ti permetti? Lasciami stare il cane. Sì, che ti posso vedere. Adesso ci sarà da piangere, devi trovare una via d'uscita. Ai 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 ai. Dai, dai, dai. Tu mi appartieni sicuramente. Con calma, signore. Si è sminchiato di nuovo l'audio, io non lo so perché. Cioè, le altre parti è andato bene. No, 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 sbagliato, sbagliato, sbagliato. Andiamo di No, qua. no, no. Sì. Che? Dovresti trovare un tubo arrugginito e devi spaccare il tubo arrugginito per prendere delle Mi sa che l'ho già passato il tubo arrugginito, sai? robe. Non te lo fa. No. Riccardo, Fernando. Il Forse cagnolino. non c'era niente in quel tubo arrugginito. Beh, casomai non possiamo tornarci poi. Sì. Allora? Non sento più la musica. Sì, no, ti serve perché tu devi fare la miniatura di legno. C'era il coso in miniatura, se non erro. Adesso andiamo a riprenderla, appena mi libero di lui. Qui è tutto un trauma. Perché finché non aggiusti la torre per salirci, non. Dai, Fiona! No, Cazzo! no, no, no. Devi assolutamente tornare giù. Cercare di portarlo via, distrarlo, sto cretino. Poi io non so neanche dove. Ah, è lì, è lì, è lì. Ok. Bravissimo! Bastardo! Che volo che gli ha fatto fare! Fetente! Ah, no, è troppo veloce! Mi ha quasi... Ewi, corri! Ma quanto corre adesso! sì. Maffione di merda! Si è fermata la musica? Com'è sta storia? Perché a volte lui si ferma in un angolino e attende che poi tu sali, bastardo. Io ormai lo conosco. Quindi. Prendi Cos'è? l'oggetto. Ah, è l'acqua, ottimo. Ah, così almeno forze recuperate e si calma. Ok, ottimo. Dai, intanto che non c'è, vado a riprendere la roba giù. Era Ok. Sì, perché c'è un tubo di ferro sulla. qua.
Sì, ma... Sì, sulla destra. No, No. l'altro tubo. C'era solo questo qua. No, devi fare il Allora giro... dall'altra parte. Sì, Quello quello lì. è... Assolutamente. Ma no, Ok. good boy. Dai! Ok. Che parte di merda. Sì, vero? Ok, qui cosa c'è di bello? Disco d'argento. Non so cosa serve il disco d'argento, però vabbè, prendilo lo stesso, male che vada. Ok. Miniatura di legno. Ok. Ok, sei tipo consolare devi ritornare, sì. Aspetta Ah. che Ok. entro qua dentro. Così. Fai il medaglione, sì. Oh, ora sei in grado di indossare abiti alternativi. Oh. Sì, che ancora non ce li abbiamo. Praticamente gli unici alternativi sono questi qua che abbiamo. Sì, è quello là che ti ha dato lui, praticamente. Sì. Però, ecco. Oh, c'è un oggetto lì. Yes, sarà qualche magnesio e basta. Ok. Ok, facciamo il gioco mongolo che è fatto solo per i giapponesi, sta parte di merda. Sì, è proprio una parte di merda. Qua, yes, cos'è? Vaffanculo. Non lo so, io non... Affanculo due volte. Sedatio. Ok, tra un po' ci dovrebbe essere un bellissimo orologio, se ti può far piacere tra un po'. Ok. Che culo. Guardate! Sono le soddisfazioni della vita, Sì, ragazzi. però adesso farò schifo. Di nuovo sto qua, yes. Dopo vediamo cos'è. No. Ok. Ah, altri medaglioni. Sì. Oh. Madonna, più veloce. Sì, sempre. È sempre più veloce. Orecchino alchimista. Che Sì, scusate ragazzi, ma quando ti escono fuori queste cose? Che culo! Ok. Allora. Orecchini di platino a forma di croce egizia. La velocità di divisione della barra del panico è molto più elevata e se colpiti la barra aumenta più lentamente. Equipaggio. Che culo. Madonna. E questo cosa faceva? Ah, è sempre della barra del panico, però quelli sono più veloci. Madonna. Andiamo a salvare. No, perché se no mi ammazzo. Ah, questa era la roba... Allora, un orologio era vicino alla fontana, quella dove hai bevuto l'acqua, sulla destra. Sì. Sì. Spero che Riccardo non scenda. Vabbè, tanto di norma Riccardo sale su e rimane su perché è un figlio. Qua sulla destra c'è un orologio, sì. Yes, sì, me lo ricordo. Salviamo ragazzi perché dopo gli orecchini, guardate. La cosa più bella che mi sia capitata in questo Waltrug. Ok, esci fuori. Sì, dalla porta, dalla Eh porta. no, volevo ripristinare un po' senza prendere roba, così. Ah. Visto che è gratuita. Ok. Ok, perché fuori c'è una lavanda, se non erro. Ok. Oh, luce! E luce fu! Eccola lì. Ok, ora se ti può non far piacere devi risalire sopra perché devi andare lì. E lui ti sta aspettando lì, purtroppo. Ok. Ok. Qua non c'è niente, vero? No, ti tocca salire. Ah. Ti tocca salire tantissimo, lui ti sta aspettando perché io lo conosco. Purtroppo quando uno deve farsi i giochi ci mettono il pezzo di merda che ti rincorre come un forsennato. Ah, Viola! Oddio. Ok.
Allora, io l'avevo mollato da queste parti, Riccardo. Sì, Qua quel l'avevo bottone. mollato. Sì. Ok. Però il cane non ringhia, vabbè che dovrebbe sentirlo anche se non lo vede. Scusa. Sì, dovrebbe. È tranquillo. Bastarde! Non me lo ricordavo. Ma non fa niente, non ti Ok. preoccupare. Allora. Ok. Ok, e cambia la scala. Oh. Occhio. Ok, devi scendere giù e fai l'altro giro. Buono. Poi risali, non mi ricordo se devi risalire. Ah E no, c'è beh. già il... Ah no, no, sali, C'è sali, il sali. fetente, c'è il fetente. È lì, ti sta aspettando. Cazzo, ho tirato un calcio al cane. Ok. Oh, si è già calmata la musica. Meglio. Che culo. Pensa in modalità Dio, che difficile. paura. Pensa in modalità difficile che non ti molla manco un secondo. Aia. Ah no, Perché niente. non lo vedo? No, ho sbagliato strada, mi sa. No, 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 no. è giusto, perché c'è un'altra leva se non ricordo male. Sì, giù. È giù la leva, vero? Eh sì. C'è Grazie, Iwi, ti voglio bene, ti voglio bene. un'altra leva che non mi ricordo dov'è. Adesso invece di... non devi abbaiare, cane! Ma lui è sopra. Era sopra, sì, perché l'ha colpito. Il cane. Sì. Cazzo, Fiona. Aspetta che è meglio che io. Corri, 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 Ok, dai che ce la puoi fare. corri, corri. Sì, però lui ha le calcagna, non me la fa usare. Devi scendere sotto. Sì. Cercare di fermarlo col cane. Dai, dai, Fiona, fai la brava. Fiona che è diventata stranamente gialla. Ma non importa. Un Sì, da quell'angolazione, sì. po' di cirrosi epatica. Ok, ora devi Povera. salire. Sì, povera Sì. Fiona. Povere noi, tra un po' che c'è un altro enigma di merda. Madonna, guarda quante lucciole di merda. Tre. Per rimanere in tema di robe di merda. Quattro. Che cazzo? Quattro. Oh, Cinque. ma sono sceme. Sei. Oddio. Dai, Dai che te. dai, dai. Dai, cos'è? Grande. Me lo dico da sola. No, 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 lo sento. Aia. Aia. Oh, ma prendi tua sorella a calci, ma non lo so io. Cos'è successo? Cos'è? Madonna. No, troppi corpi nel gioco. Aiuto, aiuto. Sentilo come ride. Ok, qui non ti dovrebbe più rincorrere. No, infatti non mi rincorre più. Salva. No, Però ti serve il cane. ma il Ti cane serve stava arrivando. il cane, qui è una parte di merda. No, aspetta. Sì, Madonna, questo enigma che io mi ricordo Ben che poco, sono immagino. diventata scema. Allora, ragioniamo. Allora, intanto vediamo se c'è qualche iscrizione così ci aiutiamo. E che è questa qui, se non erro. Tutti gli esseri viventi sulla faccia del pianeta vengono illuminati dalla luce. Blablabla. Tutti gli eventi che hanno luogo sulla faccia del pianeta sono collerati, ok? Il vero miracolo si verificherà solo quando le stelle che decidono le sorti dell'universo saranno unite per formarne una sola. I pianeti sono stati disposti in quest'ordine, dall'esterno all'interno, ok? Aspetta che mi faccio la foto sui pianeti. Saturno, Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio, Luna. Mi. Fatto, così mi sono fatta la foto. Tutti i pianeti ruotano intorno alla Terra, intorno al centro dell'universo, il grande pianeta Terra, se sì. Cioè, non so quanti secoli fa, che la catena celeste abbia inizio da Saturno, il margine più remoto dell'universo. Tuttavia, la via che conduce all'illuminazione non è una sola. Procedi con la consapevolezza che esistono strade alternative. Allora, noi dobbiamo tenere la... La devi andare prima su Saturno. Esatto, dobbiamo tenere la Terra al centro.
Ok, allora, prima, siccome il gioco è magnanimo, ti dovrebbe dare una luce. No, 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 vai un po' più avanti. È quello lì nell'angolino. Oh, sì, è quello. Questo qua, questo è quello con la luce. Nell'angolino. Sì, ok. E devi far star, devi stare, deve starci il cane là sopra. Allora, io vieni qua. Iniziamo. Yui, per favore, non farmi non, non voglio farti portare al canile, dai, su, muoviti. Dai, vieni! Oh, Guarda che ci gira devi fare sit cano. Sì, ma se glielo faccio lì. Oh, stai lì. Bravo. Ecco, non so come l'ho illuminata. Ok, Allora, tu abbiamo detto Saturno, Giove. sì. E poi dopo Giove c'è Marte, Sole, Venere, Mercurio e Luna. Ok. Ok, adesso si è illuminato quello. No, Cane di. Allora, cane, vieni qua. devi fare sit cano. Dai, cagnolino. Devi farlo star seduto. Ma gliel'ho detto prima. Non Perché sta ringhiando? lo Ok, devi stare lì. so. Ok. Dovrebbe. Se ne è acceso un altro, ho sentito, che sarà Sì. quello tutto a sinistra. Ok, dovresti far venire il. No, Là, devi. sì. Sì. Devi star far stare. Devi farlo stare seduto lì. Vieni, cagnolino. Vieni, cagnolino. Ok. Il cane deve di nuovo. È tutto un gioco di luce alla fine, eh. Sedersi sto. Madonna, quanto odio sta parte. No, così è fuori. Madonna, meno male che non viene Riccardo. No, no, Riccardo qui non entra. Dai, 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 dai. Ok. Il cane. Sì, dai, è facile. Sta giù, sta giù, sta giù. Ok. Ok. No, così è lontano. Dai, su. Dici che lo prende così? Sì. Non lo so. No! Oh. Oh, ecco la tattica. Fatelo andare via se non si muove. Ho paura, non si vede niente. Fallo andare via e poi fallo venire. Sì. No. No, è fuori. Povero. Ai ai ai, Povero. povere noi, che povera il Fiona. No, povero cane, stavo dicendo che va avanti e indietro. Ma dai, Iwi. Sai quando il cane si fa i cazzi suoi? Ecco, questa è la cosa più brutta. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ah, sì. Ok. Fallo sedere, L'ho fatto sedere. Sì! fallo sedere. Mi era Oh. venuto lo schizzo alla fine di farlo. Ok, prima di salire su, io ti consiglio di salvare. Sì. Perché non si sa mai, per scaramanzia può succedere qualsiasi cosa. Non voglio Sì. portare sfiga, però almeno sei a posto e non ti fai più l'enigma. Ok, qui ci sono tutti i vari simboli dei pianeti che si sono allineati. C'è l'eclissi, quella perfetta, come nel film di Tomb Raider. Sì, è vero. Bellissimo quel film. Ok, Sì. tutto sto casino per una scala. Ma io veramente non riesco a concepire chi ha creato questi giochi. Vabbè. Allora. Ok, salviamo. Adesso Ora. c'è Ricca, l'uomo delle ciabatte incazzatissimo.
Eh sì, vabbè, io tiro calci. Ormai è una prassi. Boh. Esatto. Andiamo a far fuori allora l'amico Fritz. Amico Fritz, l'uomo delle ciabatte. Oddio. Che poi io penso ogni volta nella foresta, ma non si fa male ai piedi a correre con delle ciabatte in mezzo ai rami, le pietre. Cioè, non lo so, ci avrà il corpo fatto di marmo. Infatti sono sempre così, ma non ha male, poverino. Ah, Vabbè, io... ma secondo me quello è tanto fissato a voler stare con Fiona che guarda. Sì, infatti... Non sente niente. Qua. Esatto. Sì, molto importante, ragazzi, eh. Anche se ci sono queste altre parti che vedete che sono insomma da abbattere, lasciatele perdere, a noi interessa solo questo. Ottimo. E adesso facciamo qua col diorama. Sì, quello l'enigma più facile del mondo. Sì, mettete un ponte, dove andrà? Chissà dove andrà. Il ponte che collega alla casa della verità. Dove ci sarà la nuova location. E tutti diranno: ma perché non va a nuoto, Fiona? Ci sono dei pesci preistorici grossi così, non so se le conviene. Esatto, che se vi ricordate abbiamo già visto nella parte con Daniella. Eccolo. Guarda te, io non voglio le tue ciabatte. Vedete, perché scappi? Ma forse perché mi vuoi stuprare? Non lo so, guarda. No, proprio così no. Nel tuo ventre. No. Fiona ancora non è pronta. No, Non ma in questa proprio no. maniera. Vieni, cane. Guardate Entra. sto Cazzo, cane. Io odio sto cane. è lì, l'ho visto, l'ho visto. Entra, è entrato. Sì, è entrato, bravissimo è lui. Bello. Mi viene da chiamarlo Zack. Per il mio cane, però ogni volta dico: ah, non è Zack, è un po' più grosso. Dai, stupido. Oh, Vai, Iwi. Cane. si fa i cazzi suoi. Sì. Aspetta che mi metto un po' più in qua. Dai, vieni, Riccardo. Fernando Riccardo. Eccolo! Oh, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Sì, è una boss fight abbastanza semplice rispetto a Daniella. Mamma mia, Daniela. Che a spingere di quelle casse. Sì. Boh. Ciao Riccardo, le tue ciabatte non ci mancheranno. Sto Fiona che gli allunga la mano. Sì, perché gli viene la... Voleva aiutarlo, poi dice no, forse è meglio di no, perché... No, sennò questo No. mi stupra violentemente. Sì. Ha E fatto. Riccardo è andato via. Sì, che nella parte rifatta nell'hard mod c'è un filmato in più qui dove si vede Lorenzo che prende l'Azoth di Riccardo e poi si spiega perché lui si... poi vedrete. Comunque c'era una scena violenta che hanno tagliato nella modalità normale perché la facile non esiste, ragazzi. No, a parte il fatto che la prima run potete fare solo questa qua, la normale. Sì, poi c'è la No, difficile. esatto. Adesso scendiamo giù che andiamo a salvare. Che Assolutamente. cosa buona e giusta. E con questo si è, diciamo, concluso l'arco di Riccardo, finally. Yes. Che è stato molto incazzoso. Traumatico. Sì, con lui che diventa invisibile, porca miseria. Ok. Sì, è vero. E niente, allora la parte con la prossima, insomma, facciamo partire direttamente o prima, che dici? Ci reghiamo sul luogo. No, io ti Facciamo consiglio tutto di... dopo. Dopo. Questa è la parte di Riccardo, e Riccardo. la lasciamo a lui. Allora, per questa parte, insomma, in cui finalmente ci siamo liberati dal prete francescano e tutto, io e Chiara, come sempre, insomma, vi salutiamo. Ringrazio Chiara per il supporto.
Grazie a te che mi sopporti. Ma va, figurati, ci sopportiamo a vicenda, dai. Ottimo, ottimo. E niente, grazie a tutti per anche star seguendo la serie. Vedo che non sta andando male alla fine, no? No, visto che ci sono molti ragazzi che hanno commentato, quindi vi ringrazio anche a nome mio che vedo i commenti, poi prima o poi vi risponderò. grazie davvero, seguiteci perché il disagio ancora non è finito. No, no, nelle prossime parti sarà alle stelle, mi sa. Beh, Sì. allora alla prossima. Ciao a tutti! Ciao.